Bentrovati nella nostra diretta con Sharper, ci troviamo all'auditorium del parco con il fisico Roberto Battiston. Parliamo di stelle e cinema in questo evento, un evento in cui si affronta il cinema e la potenza del cinema della fantascienza, mostrando in particolare che la fantascienza in realtà è così vicina alla scienza che la scienza sta dando più contributi della stessa fantascienza al cinema. Assolutamente, se pensiamo a 2001 Odissea nello spazio, lo dobbiamo categorizzare come un film di fantascienza in cui si parla di temi dell'uomo, del rapporto con lo spazio e col futuro, ma quando fu girato quel tipo di navi spaziali, quel tipo di capacità tecniche di stare nello spazio non esistevano. Se invece pensiamo solamente pochi anni dopo ad Apollo 13, ci rendiamo conto che l'Apollo 13, il film, è il racconto sullo schermo di quello che è successo durante la tredicesima missione che doveva atterrare sulla Luna, invece ha fatto, dopo un terribile incidente, ritorno periglioso, in modo complesso, verso Terra. Bene, da lì in poi si può dire che è stato un crescendo di film in cui la componente scientifica e tecnologica, sempre molto affascinante, sempre molto complessa, ha superato la componente di fantascienza. Pensiamo a Gravity, oppure pensiamo a The Martian, il sopravvissuto, sono tutte storie che potrebbero essere avvenute. E poi finiamo con Interstellar, in cui questo tipo di realismo della scienza che supera la fantascienza consiste nell'aver realizzato un film in cui il quadro complessivo è definito dalle leggi che Einstein ha scritto sulla relatività generale e che Kip Thorne, famosissimo fisico, ora premio Nobel, ha pazientemente messo nel descrivere il quadro, la cornice in cui l'avventura umana poi avveniva. Quindi oggi vediamo che la componente scientifica è molto più importante, talvolta dominante, rispetto a quella che era nel passato pura fantascienza. Forse perché è più accessibile oggi la scienza? La scienza ha fatto dei grandi passi avanti, la scienza si racconta con chiarezza, su delle basi molto solide, e quindi è un linguaggio che è maturo per poter raccontare anche situazioni non ancora avvenute oppure situazioni, tra virgolette, comuni, però descritti in contesti molto diversi, inaspettati, grazie al fatto che conosciamo come, per esempio, si potrebbe vivere passando all'interno di un buco nero. Lei qui fa un po' da, ovviamente fa il suo ruolo di fisico, ma fa anche un po' da critico cinematografico in questa serata. Ma vorrei raccontare, usando lo strumento potentissimo del cinema e dei linguaggi collegati al cinema, dei pezzi di fisica. Noi stasera parleremo di scienza, usando però uno strumento molto accattivante che è di grandissimo successo. Il racconto moderno si fa moltissimo con l'immagine, e quindi l'immagine sa raccontarci molto, anche quando parla di fatto di contesti scientifici. Qual è un film di fantascienza per lei irrinunciabile? Beh, Gravity mi ha colpito molto. 2001, Odissea nello spazio, chiaramente è stato un film fondamentale per Kubrick, è un genio nel suo settore. Interstellar, un film di grande spessore. Grazie, buon proseguimento in questa serata. Buonasera. Grazie.